Ciao a tutti, oggi vediamo il concetto di modificatori in Blender facendo tre esempi, il modificatore booleano, wireframe e array. All'interno di Blender è molto importante capire il concetto di modificatore. Per capire di cosa parliamo dobbiamo prima selezionare un oggetto. Creiamone uno nuovo in modo da poter fare degli esperimenti. Creiamo il classico cubo, lo scaliamo e lo riposizioniamo. Se andiamo a destra, abbiamo fra tutte le tab quella con l'icona della chiave inglese, che rappresenta proprio il modulo dei modificatori. Andando sulla tendina, ci si aprirà una grande lista di possibili modificatori da utilizzare. Sono suddivisi per categorie, per cui dipende dal tipo di funzione che noi dobbiamo fare. Vedremo soltanto alcuni di quelli sotto la categoria Generate, che solitamente vengono utilizzati a livello di modellazione. Poi ce ne sono altri che servono per altri scopi, come quelli per la deformazione, quelli per le simulazioni, eccetera. I modificatori sono delle specie di funzioni che ci danno, per così dire, delle scorciatoie su determinate procedure che vogliamo fare. Per esempio, il primo, Array, è un modificatore molto semplice, ma che può essere utilissimo in numerose situazioni. Vedete che una volta inserito, vi si aprono le impostazioni e le opzioni di quel determinato modificatore che abbiamo applicato al cubo. Il modificatore Array permette fondamentalmente di duplicare il nostro oggetto un numero di volte che decidiamo noi e seguendo determinate regole. Adesso vedete che il cubo è stato duplicato. Chiaramente, essendo stato creato subito di fianco, sembra che sia cambiata la dimensione. In realtà sono due forme diverse. Vedete che qua, per esempio, c'è scritto che cosa fare. Quindi noi vogliamo un numero preciso di duplicazioni, per esempio mettiamo 4, e sotto viene chiesto se vogliamo mettere un offset, quindi una distanza tra un oggetto e l'altro. L'impostazione è 1 ed è per questo che noi lo vediamo come un oggetto unico, ma se andiamo ad aumentarlo vedete che ci distanzia gli oggetti tra di loro della stessa distanza relativa. Ovviamente questo può essere fatto su diversi assi, quindi possiamo giocare a seconda del risultato che vogliamo ottenere con diverse impostazioni. Al di là delle singole opzioni, la cosa importante da capire è che questo effetto, per così dire, viene applicato a questo oggetto e possiamo modificare le sue impostazioni oppure eliminarlo. Per eliminarlo ci basta cliccare su questo X e vedete che viene tolto, quindi tutte le modifiche che noi abbiamo fatto rendono sempre possibile tornare indietro. Ora con CTRL Z lo ripristiniamo. Vedete che ci sono queste icone che ci permettono di decidere, per esempio, se questo modificatore lo vogliamo rendere visibile in rendering, quindi è possibile disabilitarlo, lasciarlo attivo ma disabilitarlo quando renderizziamo. Questo ci rende possibile vederlo in real time, quindi noi possiamo anche lasciarlo disabilitato e attivarlo solo quando ci interessa e renderlo visibile in edit mode. Quindi se noi andiamo in edit mode su questo oggetto continuiamo a vedere la modifica apportata, se invece disabilitiamo vedete che torna all'oggetto originale. Questo ci fa capire una cosa fondamentale dei modificatori, ossia il fatto che anche se noi vediamo questa geometria, in realtà noi abbiamo sempre questa mesh originale come fonte. Quindi è vero che se noi la selezioniamo, per esempio, possiamo vedere viene spostata come oggetto unico, ma sentiamo in edit mode, vedete che noi possiamo modificare solo l'oggetto originale, perché queste sono semplici duplicazioni date dall'effetto che abbiamo applicato. Quindi è comodo dal punto di vista della modellazione, perché se noi facciamo una modifica, per esempio, a questo oggetto e facciamo un'estrusione, viene applicato di conseguenza a tutto. Ma se noi volessimo, per esempio, modificare il singolo, non possiamo farlo, perché queste sono delle semplici copie. L'unico modo per fare una cosa del genere è applicare l'effetto. Se noi applichiamo l'effetto non è più possibile tornare indietro, quindi modificare questi parametri. Facciamo una prova. Vedete che i modificatori spariscono e non abbiamo più l'oggetto originale, ma questo è diventato effettivamente un'unica mesh. Se andiamo in edit mode vedete che io adesso posso modificarlo come se fosse una mesh unica. Quindi io posso fare una modifica su questo e non su tutto il resto. Chiaramente però se volessi fare una modifica e cambiare l'array, per esempio il numero di copie, non posso più farlo perché il modificatore è sparito. Quindi questa è una cosa importante da capire sull'uso dei modificatori. L'altra cosa fondamentale è che i modificatori possono essere usati, diciamo combinati insieme. Si possono mettere più modificatori nello stesso oggetto anche senza applicarlo. Cancelliamo l'oggetto e lo vediamo fra poco con un altro modificatore, per esempio. Uno molto importante è appunto il booleano. Il booleano è un modificatore che si trova come funzione in tantissimi programmi 3D, che ci permette di combinare insieme
due oggetti, quindi modellare per sottrazione o addizione fra due geometrie. Creiamo di nuovo il cubo e creiamo anche un altro oggetto, per esempio un cilindro. Un caso classico di utilizzo della funzione booleana è proprio quella di creare per esempio dei buchi o delle forme complesse all'interno di altri oggetti. Quindi per esempio se noi selezioniamo il cubo, andiamo nei modificatori, cerchiamo boolean ed ecco che viene applicato. Abbiamo detto che serve per combinare insieme due oggetti, quindi noi dobbiamo prima di tutto dirgli che altro oggetto vogliamo utilizzare come elemento per effettuare l'operazione. Selezioniamo da qui il contagocce e gli diamo il cilindro come oggetto. Apparentemente non è successo niente, ma in realtà abbiamo la possibilità di fare le seguenti operazioni: la differenza, l'intersezione e l'unione. Per vedere bene quello che sta succedendo, la cosa migliore è selezionare prima il cilindro, che viene usato semplicemente come geometria, e renderlo invisibile, quindi sarà sempre attivo nella scena, semplicemente non lo vediamo noi. Questo ci dà la possibilità di vedere il modificatore in atto. Vedete che ha effettivamente creato un buco della forma geometrica del nostro cilindro, quindi se avessi messo per esempio una sfera o un parallelepipedo avrebbe avuto quella forma. Se noi selezioniamo di nuovo il cubo, possiamo andare qui e cambiare il tipo di operazione. Questa è l'intersezione, quindi viene presa soltanto la parte in comune fra i due oggetti. Questa è l'unione, quindi in questo caso questo diventa un oggetto unico di questa forma. E la differenza l'abbiamo vista anche prima. La cosa, diciamo, interessante di questo modificatore è che è in tempo reale, quindi noi possiamo modificare gli oggetti e vedere il risultato. Per esempio, se io lo sposto, vedete che prende piano piano la forma che è corrispondente alla posizione tra i due oggetti. Stessa cosa se io muovo il cubo con l'intersezione. O ancora se io seleziono il cilindro e faccio delle modifiche a livello di mesh, quindi in edit mode, ovviamente anche questo avrà impatto sulla forma dell'oggetto finale. Vediamo un ultimo modificatore in modo da poi vedere un'altra caratteristica importante sull'utilizzo dei modificatori, creando una nuova geometria. Per esempio possiamo duplicare il cubo, Shift D, lo duplichiamo, controlliamo che il modificatore sia stato tolto e ne applichiamo uno nuovo che si chiama wireframe. Il wireframe prende la nostra mesh e crea, diciamo, un reticolo basato appunto sulla geometria della mesh stessa. Quindi vedete che vi crea questo effetto gabbia che poi, giocando appunto con le varie opzioni, possiamo cambiare nell'estetica. La cosa importante dei modificatori è che noi possiamo applicarne più di uno sullo stesso oggetto. Quindi, per esempio, se noi andassimo qui e applicassimo un altro modificatore di quelli visti fino adesso, lo possiamo fare. Ad esempio, andiamo ora a mettere il wireframe. Vedete che viene messo subito dopo il booleano. Questo cosa significa? Che è molto importante anche l'ordine. Vedete che mi sta creando l'effetto reticolo sulla geometria non originale, ma sulla geometria che deriva dal modificatore prima, quindi il booleano, e quindi avrà effetto non sul cubo in quanto tale, ma sul cubo con la differenza dell'altra geometria che abbiamo usato. Perché è importante vedere questo? Perché vedete, queste frecce servono per cambiare l'ordine del modificatore. Quindi l'ordine è importantissimo perché cambia il risultato finale. Se io vado a spostare questo modificatore più in alto, vedete che cosa succede? Succede che è come averlo applicato al semplice cubo originale, perché prima viene reso in wireframe, quindi col reticolo, e dopo viene applicato il booleano. Perché non si vede niente del booleano? Perché semplicemente il nostro cilindro passa qua a metà e quindi non viene applicato. Se io vado a riattivare il cilindro e lo vado a spostare, oppure ancora meglio, lasciamo stare il cilindro e spostiamo direttamente il cubo, vedete che il booleano in realtà è attivo, ma viene attivato dopo l'effetto reticolo, quindi avrà effetto solo sul reticolo stesso, non sul cubo iniziale. La stessa cosa accade per esempio con il modificatore array, quindi se io lo applico come ultimo effetto, andiamo a spostarci questo, mi verrà duplicato il cubo con il reticolo e anche con il booleano. Se però lo sposto di posizione, quindi torno in alto, l'array viene duplicato all'inizio e quindi spostandomi avrà effetto, e vedete che il booleano ha effetto su tutta la geometria nuova data dal fatto che è stato duplicato. Lo riportiamo in fondo. Quindi è molto importante
capire l'ordine in cui vogliamo questi effetti e soprattutto quali vogliamo applicare, perché una volta applicati non possono più essere modificati determinati parametri. E quindi, per esempio, io potrei voler applicare l'array e il booleano. Quindi in questo caso vedete che la forma esce fuori, perché chiaramente applicando un modificatore è come se poi avessimo cambiato anche l'ordine. Infatti, disattivando l'ultimo, vediamo che abbiamo applicato fondamentalmente soltanto il modificatore di array e il modificatore di booleano. Il reticolo, diciamo così, l'wireframe, è stato eliminato. Quindi questi erano alcuni concetti importanti su come utilizzare i modificatori in Blender e poi in particolare il modificatore booleano, che è molto utilizzato per creare certi tipi di geometrie. Ovviamente sono tantissimi, quindi il consiglio è quello di provare alcuni di questi modificatori e poi chiaramente vedremo nei casi specifici l'utilizzo di molti di questi modificatori. Fatemi sapere nei commenti se vi è stato utile e noi come al solito ci vediamo al prossimo video.